Bentornati a tutti. Ora cominciamo a conoscere l'interfaccia e cominciamo da moduli. Vedete qui sopra in alto, a destra, abbiamo i nostri moduli con libreria, che è il modulo base dove abbiamo visto come importare, selezionare e catalogare le nostre immagini. Poi abbiamo sviluppo, dove qui possiamo ritoccare le nostre foto, poi presentazione per creare delle slideshow, e stampa e web per preparare l'immagine da stampare e pubblicare in web. Poi abbiamo mappa e libro, che poi andiamo a vedere in un secondo momento. Oltre qui su in alto abbiamo qui la nostra barra dei comandi, che mano a mano andremo a vedere, e qui sulla sinistra abbiamo un pannello che serve per le nostre immagini originali, per visualizzare delle informazioni dei nostri file. Con il navigatore, qui abbiamo il navigatore, vedete, possiamo visualizzare la nostra immagine, scegliendo qui all'interno delle nostre miniature, viene visualizzata qua la nostra immagine. E abbiamo possibilità di scegliere varie impostazioni, vedete da qui, 1.8, 1.4, 1.1, eccetera, oppure adatta. Vedete, se scegliamo adatta, qui viene visualizzata la nostra immagine adattata alla nostra parte centrale, però vengono visualizzate le nostre immagini una a una. Naturalmente siamo entrati in vista lentino. Per ritornare alla visualizzazione di prima con tutte le miniature dobbiamo cliccare qua vista griglia. Abbiamo poi le informazioni del nostro catalogo, vedete, con le nostre foto e il numero delle nostre foto che abbiamo importato. Poi abbiamo le cartelle, che vengono elencate, vedete, tramite le nostre importazioni dell'immagine, e queste sono state importate dal sistema C, dal nostro disco C, queste dall'altro disco che ho, che è grafica, vedete, e se io apro, ecco qua, che abbiamo anche queste due serie di immagini, una di 6 fotografie e una di 5. Se dal pannello cartelle, vedete, clicchiamo sul più crea nuova cartella, abbiamo aggiungi sotto cartella, aggiungi cartella, poi possiamo visualizzare qui il nome. Adesso abbiamo solo nome cartella, oppure percorso da volume, vedete, utente, documenti, eccetera, oppure cartella e percorso, quindi la nostra cartella più anche il percorso, oppure lasciamo solo nome cartella, e abbiamo anche mostra foto in sottocartelle, cioè se non selezioniamo questa voce, le sottocartelle non verranno visualizzate. In altro modo, se viene selezionato, abbiamo delle sottocartelle, verranno visualizzate tutte le immagini anche delle sottocartelle. Se invece andiamo a cliccare qui sul meno, possiamo eliminare cartelle selezionate, cioè la selezioniamo, vedete, o Mantova o Comacchio in questo caso. Poi col meno andiamo a eliminare la nostra cartella. Qui vedete, sui nostri dispositivi abbiamo anche qui il numero delle foto che abbiamo importato per ogni dispositivo. E se clicchiamo qui sulla nostra freccetta, chiudiamo, vedete, la nostra tendina, il nostro menu a tendina, oppure la riapriamo. Inoltre, se premiamo il nostro tasto destro del mouse qui sopra, vedete, abbiamo mostra in esplora risorse. Poi abbiamo le proprietà, poi possiamo visualizzare lo spazio sul disco, il conteggio foto, lo stato e nessuno. Quindi se mettiamo nessuno non viene visualizzato niente. Vedete, qui abbiamo, andando sopra, viene figurato il nostro C, oppure E-I, scusate, che è l'altro disco. Quindi andiamo a mettere per esempio stato, vedete, è online, ma qui lo possiamo vedere da questa iconcina verde che siamo online. Se non fossimo online, cioè se il nostro dispositivo non è inserito nel nostro computer, qui diventerebbe grigio e qui non vedremo appunto questa luce verde. Quindi adesso possiamo mettere anche, non so, spazio disco, vedete, abbiamo lo spazio che ci è rimasto nel nostro disco rigido, ma lasciamo conteggio foto. E comunque, guardate, se andiamo sempre su col nostro mouse, solo posizionandoci sopra, vedete, viene visualizzato 34 foto, libero il nostro hard disk, adesso la mia disposizione, il totale, su un totale di 476 giga. In altro modo, se ci spostiamo sulla cartella, ci viene evidenziato tutto il nostro percorso dove abbiamo importato le nostre immagini. Abbiamo poi le nostre raccolte, cioè le nostre immagini possiamo appunto raggruppare in raccolte, che poi vediamo poi in un secondo momento, e creare appunto noi le nostre raccolte. E poi abbiamo servizi di pubblicazione, anche qui lo vediamo poi in un secondo momento, come servizi di questi servizi.
Poi torniamo invece, anzi andiamo nel nostro pannello invece di destra, abbiamo visto questo qui di sinistra e andiamo in questo qui di destra. E qui abbiamo varie informazioni che cambiano a seconda del modulo che noi scegliamo e che andremo poi a conoscere man mano con i vari moduli. Abbiamo l'istogramma, vedete, poi abbiamo già visto che possiamo inserire i metadati per quanto riguarda adesso la libreria, poi gestione per parole chiave, elenco anche parole chiave. Al centro invece troviamo le nostre miniature delle nostre immagini e qui possiamo visualizzarle e con sopra vedete qui in alto la barra dei filtri. Adesso qui non è elencato nessun filtro, ma possiamo applicare dei filtri per la nostra ricerca. Se clicchiamo qui vedete i filtri sono disattivati, ma noi possiamo attivare ad esempio informazione esposizione, eccolo qua, abbiamo tutte le esposizioni delle nostre immagini, oppure informazioni fotocamera, vedete con quali sono state scattate, insomma vari filtri, quindi lasciamo filtri disattivati per adesso e naturalmente è inutile dire che più creiamo filtri meglio sarà la ricerca delle nostre immagini. Ora ci spostiamo qui in basso invece che abbiamo la barra degli strumenti con varie opzioni di visualizzazione. Adesso guardate, oltretutto qui dopo vediamo questa freccia, vedete che con questa freccia posso chiudere il pannello, la visualizzazione del pannello sia qui a destra, vedete, che anche qui a sinistra, ma poi lo vediamo dopo. Qui abbiamo la barra degli strumenti con varie opzioni di visualizzazione, vedete abbiamo appunto la griglia, come abbiamo visto lentino, oppure la vista per confrontare le varie immagini, la vista d'insieme e anche rilevamento dei volti. Poi abbiamo possibilità di direzione di ordinamento con, vedete, ora di acquisizione, oppure ordine di aggiunta, ora di modifica, valutazione, eccetera, abbiamo varie impostazioni. Quindi abbiamo vari criteri di ordinamento. Poi abbiamo le valutazioni, le etichette e qui vedete possiamo spostarci, selezione foto precedente, selezione foto successiva, poi anche ruota la nostra foto e poi qui abbiamo zoom per ingrandire le nostre miniature. Il contenuto della barra degli strumenti qui possiamo visualizzare o meno tramite questa freccetta. Se clicchiamo, vedete, possiamo selezionare le varie voci da, appunto, da visualizzare qui nella nostra barra degli strumenti. Abbiamo quindi visto che qui dalle freccette possiamo nascondere la visualizzazione, vedete, del pannello, sia quello di destra che quello di sinistra. Poi guardate, possiamo qui all'interno qui della nostra barra premere il tasto destro del mouse, anzi adesso qui non lo vedete, mi posiziono di qua, tasto destro del mouse, vedete abbiamo nascondi e mostra automaticamente, nasconde automaticamente, manuale sincronizza con pannello opposto. Cioè se sincronizziamo con pannello opposto, se chiudo questo pannello viene chiuso anche quell'altro, se lo riapro vengono aperti tutti e due. Ma comunque quello che diciamo così è più pratico è nascondi e mostra automaticamente, perché vedete se lo selezioniamo io nascondo questo pannello di destra, nascondo anche il pannello di sinistra, ecco qua, a questo punto posso selezionare una mia immagine, una mia miniatura, poi solo spostandomi con il mouse vedete si apre automaticamente il pannello sia a destra, vedete, che anche a sinistra, oppure posso naturalmente visualizzarli tutti e due. Nella parte sottostante vedete abbiamo invece l'area provino con la visualizzazione di tutte le immagini delle cartelle e se apriamo il nostro navigatore, mentre qua vedete dobbiamo cliccare su un'immagine per visualizzare il navigatore, qui basta spostarci direttamente col mouse senza cliccare e possiamo visualizzare nel nostro navigatore. Anche qui abbiamo una barra delle impostazioni e possiamo, come gli altri pannelli, anche questa non visualizzarla sempre da qui sotto, vedete, clicchiamo, non viene visualizzata, se invece ci spostiamo il nostro mouse viene visualizzata, però adesso la rimpostiamo ancora per visualizzarla in modo permanente. Ora naturalmente questa è solo una panoramica per quanto riguarda la nostra interfaccia, ma mano a mano che andremo avanti nei vari tutorial poi impareremo a conoscerla molto meglio. Non mi rimane che salutarvi, ci vediamo, arrivederci.